Adesso vedrai che i nostri titoli presso l'UNESCO e presso tutte le organizzazioni internazionali rilevanti sul piano culturale, il nostro credito crescerà, perché noi siamo lieti, felici e onorati di presentarvi un giovanotto, è un bambino, guardate che faccia simpatica che ha, guardate, simpatica e divertente. Battiamogli le mani e poi sarà chiaro perché questo applauso è veramente meritato. Stefano Manna, ha 11 anni, e da 7 anni è entrato a Santa Cecilia, al Conservatorio di Santa Cecilia, vero? Suona, come potete intuire dal fatto che ha fra le braccia questo strumento musicale, suona il violino e lo suona in modo incredibilmente alto, ecco, tanto che Uto Ughi, che il nostro pubblico certamente conosce, ha trovato l'occasione di apprezzare il giovane Stefano e di dire di lui che insomma ha dinanzi a sé un grande avvenire. A 7 anni suona Bach, Paganini, insomma adesso ha un repertorio, perché fa anche dei concerti nonostante la sua giovanissima età, che vengono molto apprezzati dalla critica. Senti Stefano, quando è che ti sei accorto di avere un rapporto particolare con la musica? Ma io ho iniziato da quando ero molto piccolo, quindi non mi ricordo. Ma hai iniziato mamma, scolasticamente? A scuola? Ecco. Come hai cominciato? Mia madre. Tua madre è una psicologa e papà è un medico, per ricordarli, anche perché sono lì fra il pubblico e li saluto e li ringrazio molto. Conosce la musica, quindi da prima ha cominciato a insegnarmi la musica. Poi ho studiato con altri maestri. Ma senti, abbiamo parlato di un rapporto specialissimo tra te e la musica. Puoi provare a descriverlo a me che non sono un musicista, che non conosco la musica. Che tipo di rapporto c'è tra te? Insomma, non tutti i ragazzini, bambini, poco più che un bambino 11 anni. No, non è che prendono il violino, suonano Bach o Paganini. Anzi, la cosa che succede normalmente, dico, quello che volevo chiedere, se anche a te è capitato di aver iniziato a scuola col flauto, quello, sì, che è un quello orrendo di plastica beige. Quello che era brutto, credo, iniziato col piano. Con quello e poi l'hanno abbandonato. Col pianoforte, poi sei passato al violino. Molto piccolo. Due anni e mezzo o tre. E già suonavi il pianoforte? Sì. Cioè, come dire, hai iniziato a quell'età? Ho iniziato col pianoforte, poi col violino. Perché... Insomma, cos'è la musica per te, Stefano? Una domanda banalotta, no? Sì. Cos'è la musica per te? La musica per me? Vabbè. L'espressione dei miei sentimenti. Oh, l'espressione dei tuoi sentimenti. Bravissimo. Un applauso a scena aperta. È vero, l'espressione dei miei sentimenti. E quante ore al giorno dedichi al violino? Insomma, sarebbe una. Un'ora al giorno? O massimo una e mezza, perché tra la scuola, la piscina... E anche giocare. Il gioco. Ti piace il calcio? Al calcio non mi piace giocare. Nuoto. Poi. Ma cosa ti è rimasto degli 11 anni che stai vivendo ora? Cioè, in che cosa sei un ragazzino, un bambino? Perché insomma io ti vedo, ti guardo ora come un concertista autorevole, mm-hmm. E ora ti sentiremo nel Capriccio numero 24 di Paganini addirittura. Ma c'è un qualche momento in cui tu sei un ragazzino? Sì. Mi piacciono i treni, i modellini dei treni. Bello. Magari vissuti tecnologicamente, non so, forse dei trenini. Però quello che mi impressiona molto è che questo
bambino di 11 anni abbia questo rapporto scelto, o forse nato casualmente, con l'uomo, quando l'uomo si esprime ai livelli più alti delle qualità umane, no? Questo rapporto con la musica. Soprattutto con uno Bravo. Strumento che credo sia uno dei più difficili. Uno strumento che penso sia uno dei più difficili da suonare, no? È difficile il violino. Ti facciamo molti complimenti. È difficile, lo dico a te, sì, che ne so. Per me no. Per te è tanto facile, ti risulta naturale. E lui ha risposto, per me no. Per me no. Vuoi fare questo da grande, Stefano? Hai deciso di fare altro? No, hai qualche altro sogno? No, pensava di suonare il pianoforte, però è più difficile metterlo qua e suonarlo così. No, magari ha qualche altro sogno, vuole diventare calciatore. Non è neanche nella squadra del cuore, niente. Proprio il calcio, no. E giochi elettronici, computer, niente. È proprio... Bravo Stefano, bravo, bravo. Dai, devi cedere il posto ai P-Quadro, li conosci? Sono due cantanti, no, la musica leggera non ti piace? Ma non seguo molto. No, la seguo. Ciao Enrico, dai, fatti abbracciare, perché devo dire, io devo poter dire poi fra qualche anno io abbracciai il famoso concertista, il giovanotto, io lo conobbi a 11 anni. Ciao, complimenti, ciao. Bravo, bravo. Ciao, ciao. Ciao. Perdonami Luciano, ma è più facile che lui torni qui da te tra 20 anni, sì. Credo. Più semplice. Senti, ma certo è commovente questo, è commovente vedere un ragazzino che fa una cosa così straordinaria, a questo livello vocazione. Qualitativo. Noi che siamo bombardati nelle informazioni, ma non voglio essere polemico, nelle informazioni, da una gioventù che spesso non ci piace. Che quando c'ha un violino in mano è per darlo in testa a un altro bambino. Ci piace poco, perlomeno così la racconta la televisione, certo, la racconta forse è, male, forse in modo ingiusto. Ma insomma, quando vediamo un bambino, un ragazzino, facciamo i complimenti alla mamma e al papà che hanno tirato su questo ragazzo con queste attitudini. Complimenti e grazie per averlo portato da noi. Beh, insomma... Non vorrei dire una banalità, cioè ragazzi imparate, che non è che si impari a suonare Paganini, però via, ci sono anche dei ragazzi così, gli entusiasmi vanno anche rivolti a loro e non soltanto. Vanno anche aiutati a stimolare degli entusiasmi. Come no, come no.